Vediamo un aggiornamento per quel che riguarda le condizioni meteo, perché proprio in queste ore si sta formando una instabilità sui nostri cieli, dovrebbe andare via il caldo torrido in attesa di temporali forti e anche abbassamento repentino delle temperature. Vediamo come sarà la situazione di questo weekend in questo contributo del nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Buongiorno Luca, buon sabato a te e a tutti i telespettatori. La situazione meteorologica sta cambiando. Il promontorio di alta pressione di matrice nordafricana, che ormai da settimane favorisce temperature molto elevate su gran parte delle nostre regioni, tenderà ad attenuarsi a partire dal pomeriggio e soprattutto nel corso della giornata di domenica. Giungerà tra domani e lunedì una perturbazione di origine atlantica che non solo spazierà via il caldo e l'afa di queste ultime settimane, ma favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche con temporali anche di forte intensità. Ma attenzione ai temporali possibili nelle prossime ore sulle nostre regioni centrali. Iniziamo dalle immagini dal satellite. L'area di instabilità presente sul Mediterraneo occidentale si avvicina verso le nostre regioni centro-meridionali, non più protetta dall'alta pressione, quindi di conseguenza assisteremo allo sviluppo nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di addensamenti di temporali lungo la catena appenninica, sia sull'Abruzzo che sul Molise, in estensione localmente sul versante adriatico. Non si escludono fenomeni entro il tardo pomeriggio anche lungo le aree costiere. In temporanea attenuazione in serata e in nottata, ma domani giungerà una perturbazione atlantica, eccola dalla mappa prevista appunto per la giornata di domani, con aria fresca di origine atlantica che porterà un peggioramento del tempo dapprima al nord, i settori tirrenici, e poi nel pomeriggio sera anche sulle nostre regioni centrali. La perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali e tra domenica e lunedì di maltempo su gran parte del versante adriatico, con il rischio di nubifragi anche sulle nostre regioni. E vediamo cosa accadrà nella giornata di domenica. Ecco i temporali che nel pomeriggio sera interesseranno prima le aree interne e poi si sposteranno verso il settore adriatico. Situazione questa che sarà accompagnata, lo dicevo in apertura, anche da un generale calo delle temperature, come si nota da questa animazione. Aria fresca di origine atlantica che spazzerà via il caldo e l'afa di queste ultime settimane, raggiungerà la nostra penisola, quindi porterà non solo un generale calo delle temperature, ma anche fenomeni di forte intensità. Non si escludono violente raffiche di vento, nubifragi e possibili grandinate, ma ne riparliamo nei prossimi collegamenti. È tutto Luca, buona giornata a te e a tutti i telespettatori di Rete 8. A te la linea.